libertà sia una parola senza corpo, così come anima, e che abbia bisogno di essere raccontata per essere compresa fino in fondo. A Tricesimo, in provincia di Udine, incontriamo Pierluigi Cappello, 47 anni, poeta e scrittore. Il suo ultimo libro, Questa libertà, prima esperienza in prosa, un romanzo autobiografico. E ho avuto l'avventura di nascere in cima a un colle che però è stretto dalle falde dei monti. Quindi avevo questa prospettiva dall'alto, guardavo quel che accadeva nella vallata sotto, e questa è una prospettiva contemplativa. La passione dello scrivere per l'artista nasce da lontano e l'arrivo di un'enciclopedia in casa gli apre le porte di un nuovo mondo. Mi ricordo la lunga trattativa e poi finalmente l'acquisto di questi volumi smaglianti, di copertine di colori diversi. Pierluigi Cappello, quando ha solo 9 anni, si trova a fare i conti con il grande terremoto del Friuli, un evento che segna e disegna per lui nuovi orizzonti. Cemona, Osopo, Venzone, Carnia, viene investito dal terremoto che supera l'immaginazione di ogni abitante. Io pensavo di essere al centro della fine del mondo. L'odore delle pietre macinate, delle case e della montagna. Il boato che, essendo stretti in una valle, fa da cassa di risonanza ed entra fisicamente nei polmoni, nel nostro intimo e fa esplodere di terrore. Le prove per il poeta e scrittore non sono finite. Nell'83 un gravissimo incidente di moto. 2 vertebre rotte, da quel momento paraplegico. La sua vita cambia ancora una volta, ponendogli altre prospettive. Il momento in cui si aprono le porte dell'ospedale, sul piazzale vuoto, battuto dal vento, e io esco, ecco il momento in qualche modo liberatorio, conduce verso l'ignoto. Perché poi la libertà è anche questo, saper affrontare l'ignoto. Qual è la sua libertà? Prove a pensare. Un fogliolino di carta, un lapis, e se tu hai un mondo dentro, esplode e ti libera.